Se il buddismo del Sutra del Loto è diventato famoso, così popolare in tutto l'Occidente, lo si deve anche al maestro buddista che ha fondato e ha costruito questo tempio qua. Il gran maestro Tiantai! Sono qui infatti per incontrare in Cina praticanti buddisti che recitano Dai. E sentirti a casa tra membri della tua stessa famiglia accomunati non tanto dalla lingua, ma dalle stesse pratiche spirituali e dagli stessi valori. Questo è in assoluto uno dei templi buddisti più belli di tutta la Cina e anche uno dei meglio conservati, anche perché quando noi vediamo i film cinesi che parlano di monaci Shaolin o di altre pratiche marziali, nella maggior parte dei casi li girano proprio qua. Questo è il monte Tiantai, da cui questo monaco buddista ha preso il nome, o forse viceversa. Si chiama in realtà Qin Qin. E presso questo tempio, su queste remote montagne in Cina, che hanno anche questi scenografici campi di grano e questa antichissima pagoda, proprio qui è stato il centro della diffusione del buddismo del Sutra del Loto in Cina, fino alla capitale Nanchino. Mentre noi, nello stesso periodo in Europa, vivevamo il Medioevo e c'erano i monasteri cristiani. E questo tempio è diventato un luogo di pellegrinaggio dalla Corea, dal Giappone, che poi ha diffuso questo insegnamento buddista in tutto il mondo. Lui aveva teorizzato una teoria filosofica basata sul Sutra del Loto molto interessante. Lui diceva che in un singolo istante di vita esistono migliaia e migliaia di stati vitali, condizioni, emozioni. Ne aveva quantificati 3.000, che poi si moltiplicavano per altri mondi. Ma il nocciolo centrale era: quando noi stiamo male e viviamo ad esempio uno stato vitale d'inferno, al tempo stesso, in quello stesso stato vitale, c'è la possibilità di essere immediatamente felici. In un singolo istante, con una fortissima determinazione e con la pratica buddista del Sutra del Loto, si poteva cambiare la propria condizione vitale. Secondo la mia scuola buddista, che si rifà Nichiren Daishonin, lo chiamava Ichinen Sansen. E qui in questo tempio continuano a far conoscere questo principio buddista, presente nel Sutra del Loto. Infatti questi monaci recitano gli stessi capitoli che si praticano nel Gongyo e accolgono, senza pregiudizi, fedeli e praticanti da tutto il mondo. Là dentro c'è una copia del Sutra del Loto appartenuta a Nichiren. Per questa cronaca è tutto, questo è il giorno 32esimo di un viaggio, di una sfida. Stavo viaggiando in tutta la Cina per raccontare, scoprire storie, luoghi interessanti, viaggiando da solo, lavorando come digital nomad e senza parlare cinese. Si può fare, e se ti va di unirti al mio viaggio, entra nel mio gruppo, qui. Per oggi è tutto, iscriviti al canale e noi ci ritroviamo nella prossima cronaca. Ciao!